prima risposta mediatica avuta nella mia vita da un giovane Paolo Bonolis e un pupazzo di lenti di nome Juan, che gli avevo chiesto perché mia cugina veniva sempre scambiata per maschio, e allora Paolo Bonolis mi disse: fagli mettere la gonna, grazie Berlusconi. Il primo litigio di Sgarbi sulle reti Mediaset, grazie Berlusconi. Il primo coming out da Costanzo, grazie Berlusconi. Oggi dovrebbe essere una giornata nazionale e chiamarla grazie Silvio Berlusconi. Grazie di essere vissuto in Italia e di averci fatto diventare quello che siamo. Grazie Berlusconi. Eravamo tutti degli operai, che l'unico problema era: che palle, dovrò lavorare tutta la vita. E grazie Berlusconi ci aveva messo Buona Domenica, o come cazzo si chiamava, con Toto Cotugno e quella gente lì tutta inventata da Berlusconi. Grazie Berlusconi. Poi ci hanno fatto il drive-in, dove hanno creato questi fantastici comici di altri tempi come Boldi, Ezio Greggio, Teo Teocoli, D'Angelo e chi più ne ha più ne metta. Grazie Berlusconi. Grazie di averci messo le prime tette invisibili in televisione. Grazie Berlusconi. Grazie Berlusconi. Oggi dovrebbe essere una cazzo di giornata nazionale, dovrebbe diventare un giorno rosso sul calendario. Grazie Berlusconi. Allora, il signor Ryder di Bologna prosegue questa giornata, che non può essere una giornata triste, lo so che molti di voi hanno criticato, come abbiamo sentito, e criticano ancora, ma va benissimo, però è vero quello che ha detto il Ryder, meglio di Aldo Grasso il Ryder, meglio di Aldo Grasso il Ryder di Bologna, dai, questo su. Assolutamente. Però affidare il ricordo di Berlusconi a quello spiantato lì, mi pare una Ryder. Tipico della zanzara, tipico della zanzara, tipico. Esattamente. Il contrario, cioè quello spiantato lì non ha imparato niente da Berlusconi. Berlusconi è il self-made man, quello lì è rimasto a fare il coso della vita. Quindi, per carità, benissimo, si è rincoglionito davanti alla televisione, si è seduto lì e questo è fatto. Ma non è Berlusconi lui, cioè Berlusconi ha insegnato a andare oltre se stessi, a provare, ma a lanciare, a fare. Il Ryder dice grazie Berlusconi, non ha imparato niente da Berlusconi, però cosa gli dice? Grazie, grazie per cosa? Stai sul divano a bere le birre e a guardarti le trasmissioni, il Panemet Circense, che lui giustamente ha messo in piedi, ma voglio dire grazie. Sì, prego, infatti va benissimo, io anche l'ho elogiato, come sai Berlusconi, non è che... Allora ragazzi, entriamo in un'altra dimensione. La Templare Susanna ha un'idea.